trovati a Mattino 6, oggi venerdì 11 marzo, si venera San Costantino. Flavio Valerio Aurelio Costantino, conosciuto anche come Costantino il Grande, Costantino I, fu imperatore romano dal 306 alla sua morte. Costantino è una delle figure più importanti dell'impero romano che riformò largamente e nel quale favorì la diffusione del cristianesimo. Tra i suoi interventi più significativi, la riorganizzazione dell'amministrazione e dell'esercito, la creazione di una nuova capitale a Oriente, Costantinopoli, e la promulgazione dell'Editto di Milano sulla libertà religiosa. È considerato santo e simile agli apostoli dalla Chiesa ortodossa, da alcune chiese ortodosse orientali e dalla Chiesa cattolica in Sardegna. Costantino, nei suoi oltre 30 anni di regno, aveva aspirato a diventare il protettore di tutti i cristiani anche oltre le frontiere imperiali. Egli infatti costrinse molte delle popolazioni barbariche sottomesse a nord del Danubio a sottoscrivere clausole religiose dopo averle battute più e più volte, come nel caso dei Sarmati e dei Goti. Identica sorte sarebbe toccata al regno d'Armenia e ai Persiani se non fosse morto nel 337 vittima della violenza dei barbari Pitti. E adesso apriamo la nostra rassegna stampa, lo facciamo con le prime pagine dei quotidiani nazionali. Iniziamo con il Corriere della Sera, in apertura la spinta di Draghi all'economia, a sorpresa la BCE azzera i tassi, alle banche prestiti mirati per imprese e famiglie, mercati giù. In centropagina il caso Sharapova e tutti gli altri, doping, baci e molte bugie, le storie segrete del tennis. Battaglia sui dazi per difendere l'olio dell'Italia, più import, il timore di sofisticazioni. In breve vediamo il vertice a Bruxelles, profughi, la Turchia frena nel taglio basso, così è stato ucciso, lottava per vivere, delitto di Roma, le confessioni, Prato travestito da donna, il giudice fredda, ideazione. In breve ancora tracce cancellate, quei tre inganni dei libici sui rapiti ed ancora 'Ndrangheta e farmacie, il fax segreto finì all'indagato. Passiamo alla Repubblica, BCE la valanga di Draghi, tassi zero, 80 miliardi al mese sul mercato, ossigeno alle banche e acquisto di bond societari, le misure antideflazione rilanciano le borse, poi il dietrofront, l'ira di Berlino, è tutto inutile. In centropagina la fotonotizia, un errore, la guerra a Gheddafi nel 2011, Obama schiaffo agli alleati, opportunisti e scrocconi. I marziani siamo noi, l'Italia sbarca sul pianeta dei sogni, questa è la copertina all'interno ed ancora Regeni, la svolta dell'Egitto, indagini con i PM di Roma, i genitori di Giulio, è un nuovo inizio. Vediamo l'analisi, le fatiche di Super Mario ed ancora la scelta federalista. Nel taglio basso, telecronaca nera e la Char vola, viaggio della TV dei delitti dopo lo stop di Campo dall'Orto. Passiamo alla Stampa, il blitz di Draghi contro la crisi azzera il costo del denaro, aumenta la liquidità e la BCE potrà comprare i bond delle aziende. Il presidente della Banca Centrale sfida le resistenze tedesche, critiche dalla Germania, dalle borse reazione incerta. Bene risparmio, vediamo in centropagina, ora tocca ai governi e l'economia che verrà sarà verde il futuro dell'Italia con l'high tech, agricoltura e arte. In centropagina import dall'Africa, l'ira dei siciliani, i pomodori marocchini ci riducono alla fame e la Lega cerca voti. Processo civile veloce, primo sì dalla Camera, caos PD, Bassolino lancia la sfida, se avremo le forze mi candiderò, la riforma in Senato per l'ok
definitivo. Alessandria ruba 100 euro, arrestato consigliere del Movimento 5 Stelle, l'ex candidato sindaco accusato di un furto in palestra, espulso dal Movimento. Passiamo al Sole 24 Ore, vediamola in apertura, quindi la BCE taglia i tassi e rafforza que Draghi misura per la crescita, borse in rally poi frenano, Milano meno 0,5%, l'euro balza a 1,12 dollari. E le scelte di Francoforte, tasso centrale a zero, fondi alle banche e rendimenti negativi, acquisti di titoli di Stato di 80 miliardi mensili, inseriti i bond aziendali. Enel, banda larga, al via Starace, da maggio poseremo la fibra ottica, il piano condiviso con Vodafone e Wind. Vediamo panorama, Bassolino lancia la sfida, non mi fermo, per il PD resta l'impasse a Napoli. Ed ancora la Lega boccia le primarie su Bertolaso, TAV prosciolto in calza, processo Lorenzetti e ancora in breve Lavazza acquista Carte Noir e diventa Big Globale. Vediamo nel taglio basso, sorpresa Italia, spesi tutti i fondi europei, le svolte difficili, la relazione della Corte dei Conti, ma Roma versa a Bruxelles 5,4 miliardi in più di quanto riceve. Il Messaggero, crescita, la sferzata di Draghi, svolta sorpresa del presidente della BCE, tassi a zero e acquisto titoli fino a 80 miliardi al mese, incentivi alle banche per indurle a fare prestiti, casse tedesche all'attacco, borse in altalena. In centropagina la UE avverte l'Egitto, collabori con Roma, spiraglio nell'inchiesta Regeni, i PM italiani invitati al Cairo. Privatizzazioni, Enav, primo passo verso Piazza Affari per quotare il 49% ed ancora lista separata dal PD, caos a sinistra, grandi manovre con D'Alema. Uccise travestito da donna, l'orrore del delitto di Roma, l'ordinanza sull'omicidio Varani, il giallo di una ragazza bionda. Ed ancora il sì all'extravergine, via i dazi dall'olio della Tunisia, l'Italia contro la UE, rischio frodi. Vediamo ancora la polemica, legittima difesa, bagarre alla Camera, salta l'ok alla legge. Ed ora il giornale in apertura, le misure shock di Draghi, arrivano i soldi, ecco cosa fare, tassi a zero e più acquisti di titoli, mercati non ci credono, ma i risparmiatori possono guadagnarci. E la Germania furiosa dichiara guerra a Super Mario. Romani in trasferta a Roma, quei furbetti VIP della politica che scroccano il rimborso spese. Il caos Roma, ancora Berlusconi stoppa la fuga di Salvini, il leader leghista boccia Bertolaso, ma il cavaliere lo conferma, candidato di tutti i romani. Vediamo. Abbandonati e umiliati, macelleria libica, italiani massacrati anche da morti ed ancora in breve sicurezza in panne, legittima difesa, la sinistra affossa la riforma. Il retroscena, quello zampino americano dietro la catastrofe dei partiti, nel taglio basso invece la multa infame al padre che lascia un fiore al figlio, punito per aver ricordato il piccolo morto sulle piste. E l'appello di 50 intellettuali al Quirinale, aprite gli archivi di Verdi e Puccini. Libero, l'arma finale di Draghi, cosa cambia con i tassi a zero? Il presidente della BCE sfida la Germania e vara misure straordinarie. Quei 80 miliardi e acquisto di bond aziendali, vantaggi per banche e imprese, ma anche per i risparmiatori e per chi accenderà mutui. Ecco perché. Vediamo in centropagina la vignetta per Renzi, la mossa elettorale di Renzi, via il bollo auto, Matteo a caccia del consenso perduto. Il Premier manda i suoi dirigenti a scuola di
felicità, tolti i dazi, randellata i nostri agricoltori, a rischio pure le arance, Europa e PD ci affogano nell'olio tunisino. Obama, alleati scrocconi, errore la guerra a Gheddafi, ed ancora vediamo Carboni e Mureddu indagati ad Arezzo, i consulenti di Banca Etruria. La Lega molla Bertolaso, strappo di Salvini a Roma, salta tutto, Berlusconi sleale. E Frenzan denuncia la dittatura 2.0, il libro che fa a pezzi la rete. Passiamo al Tempo, il quotidiano indipendente, servizi segreti e soffiate, inchiesta sfiora il Vaticano, un'apertura diversa. I PM di Roma indagano su notizie scottanti, passate da 2007, resta introvabile la fonte, il cosiddetto verme doppio giochista coi russi. In alto vediamo i nuovi interrogatori sull'omicidio Varani, festino con parrucca e tacchi a spillo, Luca strozzato con una calza di nylon. In centropagina finisce 1-1 con lo Sparta Praga, tra una settimana il ritorno, Lazio non solo Parolo in Europa è imbattuta. E partiti nel caos, le accuse al Movimento 5 Stelle, Salvini rompe e Bassolino balla da solo. In breve sì della Camera, ecco come cambierà il processo civile, il dossier dei sindacati, consiglieri di Poste più pagati di Obama e le nuove norme sulle beatificazioni, Papa Francesco chiude la fabbrica dei santi. Multato per i fiori al figlio morto in carcere a 81 anni per un DVD, quando la giustizia perde la pietà. Il Mattino, niente sale operatorie, donna muore a 42 anni, Francesca Napolitano stroncata da una miocardite acuta, scatta l'inchiesta della procura, la tragedia al Bonaldi dopo una notte di inutile attesa. Draghi a sorpresa, tassi a zero, la mossa della BCE contro lo stallo della crescita e la bassa inflazione, maxi prestiti alle banche, 80 miliardi al mese anche per i bond delle imprese non finanziarie. E Bassolino alla guerra, il PD blinda la Valente, l'ex sindaco verso la lista civica, nuovo ricorso e adunata dei fedelissimi a teatro. Le due Italie, Renzi, portiamo la TAV fino a Reggio, il Sud è la condanna della lentezza. Nel taglio basso, Regeni la svolta, i PM italiani al Cairo, Libia, Obama e Francia e Regno Unito, un errore, l'attacco del 2011. Calcio, gli stipendi d'oro dei burocrati, FIGC Campana, 220.000 euro all'anno per l'ex presidente Pastore. Avvenire, chi froda e chi no, la finanza, 4 miliardi di danni allo Stato, ma c'è anche un'Italia virtuosa ed efficiente. Il Fatto, il rapporto della Guardia di Finanza, malgestione nel pubblico, appalti irregolari ed evasione, soprattutto per l'azzardo, e basso il senso della legalità. In centropagina lo shock monetario di Draghi, tassi a zero, ampliato per la crescita ma borse in calo. In breve vediamo migranti, ancora naufragi, emergenza in Grecia e nei temi riportati all'interno di Avvenire un rescritto del Papa, le cause dei santi, più trasparenza e cambio sui fondi. Alimentazione e salute, quaresima, tempo di digiuno, scelta per corpo e spirito, il massacro delle suore, vendere la guerra e vendere stragi, lo Yemen insegna. E l'Unità, l'anno del dragone, con una mossa sorpresa di Mario Draghi, l'Europa può passare dall'austerity alla crescita, la BCE azzera i tassi, alza il QE e ammette acquisti di bond aziendali, ora investimenti. In centropagina l'olio tunisino senza dazi, rischio frodi e made in Italy, la vignetta riportata in centropagina.
Milano ancora si cerca l'accordo, Cuperlo le ali con i candidati, Sala offre sintesi sul programma alla Balzani, Napoli parla Bassolino, riconteggio delle schede o mi candido. Il manifesto in apertura, vediamo che orrore l'intervento NATO contro Gheddafi. Parla appunto l'intervista shock di Obama in centropagina, Super Mario Boss, Mario Draghi splazza tutti e vara il nuovo pacchetto di stimoli monetari, aumentata di 20 miliardi al mese, appunto il quantitative easing, la QE azzera i tassi, riempie i soldi e le banche, il capo della BCE dà così una scossa al sistema finanziario e fa innervosire gli istituti di credito tedeschi e le borse non festeggiano. Il Fatto Quotidiano, noi intellettuali e artisti di robusta costituzione, perché no al referendum sulla controriforma della carta, perché sì, trivelle da nord a sud, un voto per l'ambiente, quindi il sì al referendum di aprile per fermare lo scempio. In centropagina, riciclaggio, indagati e perquisiti i compari massoni di Papaboschi, Flavio Carboni e Valerio Mureddu nei guai con la legge. Vediamo in breve in fondo a destra Bertolaso, Salvini e il bestiario delle gazebarie. In centropagina, Libia, straziati i cadaveri di Piano e Failla, macelleria sui corpi, cancellata la verità. Nel taglio basso, Scavi, i miei piatti sono come gli ammortizzatori, consigli di uno chef che progetta e un killer non lo capisci dalla bacheca Facebook, l'inspiegabile delitto di Roma. Ed ora passiamo al Messaggero per vedere la prima pagina dedicata alla regione Abruzzo, quindi dal nazionale passiamo alle notizie regionali. In apertura, post sisma, quanti ritardi, Camusso all'Aquila, bene i cantieri ora, ma si poteva partire prima. Il segretario nazionale della CGIL incontra i cassi integrati di Intex. Incontro che si è svolto appunto ieri e su questo articolo ci fermiamo per il contributo video di Filippo Tronca. Eccoci col servizio. L'avvertenza della Intex non può essere più affrontata a livello locale e va fatta diventare un'emergenza nazionale, un tavolo su cui il governo e le parti sociali debbano discutere. Ad affermarlo è stato il segretario generale della CGIL, Susanna Camusso, incontrando i lavoratori in cassa integrazione dell'azienda Intex, che l'attendevano al suo arrivo questa mattina davanti all'auditorium del Parco del Castello dell'Aquila, dove ha partecipato poi all'assemblea sindacale sulla proposta di legge di iniziativa popolare della Carta dei diritti universali del lavoro. Il 70% dei 107 lavoratori dell'azienda aquilana che si occupa di ricerca in telecomunicazioni è oggi in cassa integrazione a rotazione e per la Intex c'è dietro l'angolo lo spettro della chiusura. L'azienda attualmente occupa 104 ricercatori, il 70% è in cassa integrazione straordinaria e di fatto non ci sono attività importanti da seguire e soprattutto non ci sono prospettive per il futuro. Noi sappiamo che l'azienda ha intenzione alla fine di un percorso di ammortizzatori sociali di ridurre drasticamente l'organico e di portarlo a una trentina di unità. In una città che vuole diventare un centro di eccellenza nella ricerca, non è un po' anomalo? Esattamente, è un paradosso a tutti gli effetti. È proprio questo che ci ha indotto oggi ad incontrare il segretario generale della CGIL, proprio per evidenziare questo paradosso, anche alla luce delle recenti parole pronunciate dal Presidente della Repubblica, Mattarella, che richiama la nazione ad avere attenzione verso la ricerca e l'innovazione.
Ed ancora dalla prima pagina del Messaggero dedicata alla Regione Abruzzo vediamo il 2015 da record, spreco pubblico, le storie dei furbetti, Corte dei Conti, la desolante fotografia all'apertura dell'anno giudiziario a L'Aquila. Vediamo ancora la partita dei diritti, Nazionale Gay, debutto domani ad Avezzano contro gli attori. In centro pagina l'inchiesta, polizia nel mirino, il COISP, D'Alfonso si scusi, i costruttori della City, stop, attacchi. Anche su questo articolo vediamo il contributo video, quindi D'Alfonso prima che attacca la mobile sulla City, il servizio di Alfredo Primante. Mi renderò diga affinché mai più accada questo livello di vizio. Questo livello di vizio che è impastato di politica e attività giudiziarietta. È un attacco frontale alla squadra mobile di Pescara, quello contenuto nelle parole del presidente della Regione Abruzzo, Luciano D'Alfonso, pronunciate durante i lavori del Consiglio regionale ieri all'Aquila. La polizia si è occupata delle indagini sul complesso in costruzione nei pressi dell'aeroporto di Pescara, denominato La City, e destinato ad accogliere gli uffici della Regione Abruzzo, sul quale pende un'inchiesta della Procura di Pescara, nata da un esposto del consigliere regionale dei 5 Stelle, Domenico Pettinari. D'Alfonso ha anche parlato del lavoro della magistratura, e in particolare di quello del pubblico ministero Anna Rita Mantini, titolare del fascicolo, esprimendo in questo caso massima fiducia ed apprezzamento. Ho una fiducia sterminata, una fiducia gigantesca nei confronti del lavoro che hanno fatto i magistrati delegati. Non ho la stessa fiducia nei confronti di una delle persone che ha maneggiato questo dossier e non vedo l'ora che mi si chiami, perché lo voglio dire nella sede propria. Questo è il punto per cui ho deciso oggi di parlare qui, dopo la lettura dell'articolo, e di non fermarmi qui. A far infuriare il presidente della regione è stata la pubblicazione di uno stralcio di intercettazione telefonica con l'assessore al bilancio Silvio Paolucci, nella quale D'Alfonso dice di voler bloccare l'operazione da 42 milioni di euro che, secondo le indagini della mobile di Pescara, avrebbe un duplice interesse pubblico e privato, accorpare gli uffici della regione e salvare alcuni imprenditori amici. Uno stop che sarebbe nato dall'inchiesta in corso e dai pareri negativi dei dirigenti regionali rispetto alle risorse da impiegare nel progetto. In aula però D'Alfonso chiarisce che la City si farà, nonostante sia un progetto ereditato dal passato e viziato da alcuni problemi. All'Assemblea dico che questo intervento verrà portato a termine, quello denominato della City, con le correzioni che noi possiamo desumere anche dalla rilettura che ha fatto il giudice incaricato e lo speciale consulente, del quale non conosco ancora il merito. Le parole di D'Alfonso sulla polizia di Pescara sono state stigmatizzate dal Movimento 5 Stelle, che ha parlato di attacco senza precedenti. Inoltre i parlamentari grillini, Vacca, Colletti e Del Grosso hanno annunciato una interrogazione al ministro dell'Interno Angelino Alfano per far luce su eventuali interferenze nelle indagini. E ancora sull'inchiesta, quindi la polizia nel mirino, il COISP D'Alfonso si scusi, costruttori stop, attacchi, li ascoltiamo in quest'altro contributo video di Paolo Renzetti. Siamo vittime di un accanimento mediatico senza precedenti, abbiamo taciuto per troppo tempo, ma ora è arrivato il momento di dire basta. Fino ad oggi non abbiamo fatto polemiche perché c'è un'indagine in corso, ma abbiamo fiducia negli inquirenti e attendiamo fiduciosi l'esito. Ma abbiamo sentito troppe cose non vere, che non possiamo più accettare. Marco Sciarra, presidente della Iniziativa Immobiliare Abruzzesi, passa al contrattacco dopo le ultime vicende che hanno riguardato il progetto della City. Penso che sia stato un atto doveroso da parte mia, perché dobbiamo tutelare la nostra immagine, la nostra integrità, perché siamo degli imprenditori di Pescara seri che vengono da 2-3 generazioni, che abbiamo avuto dal territorio ma abbiamo anche dato tanto, e adesso non siamo più disposti a sopportare questi attacchi mediatici che ormai negli ultimi giorni sono diventati insostenibili. Siamo stati in silenzio fino ad ora, giustamente attendiamo fiduciosi l'esito delle indagini sulle quali non vogliamo assolutamente intervenire, però riteniamo che sia una cosa inaccettabile subire questi attacchi.
Un progetto, ha ribadito Sciarra, in regola e che segue tutte le procedure di legge. La City sarebbe conveniente per la regione Abruzzo con un'unica sede e risparmi nei pagamenti degli affitti e anche per la città di Pescara con la costruzione di parcheggi di scambio per 700 posti. Abbiamo un vantaggio di avere una sede unica a Pescara con un risparmio di spesa in termini relativi, chiaramente non assoluti, con un parcheggio di scambio, come dice lei, che potrebbe essere sicuramente una valvola di sfogo per Pescara, visto che oggi si parla tanto di inquinamento, e quindi a costo zero per l'amministrazione. Questa potrebbe essere un'opportunità che non ritornerà più. Se così deve essere, vuol dire che torneremo al vecchio progetto e, ripeto, noi abbiamo tutte le autorizzazioni, abbiamo iniziato un iter nel 2006, abbiamo un permesso di costruire nel 2011, e quindi se non si dovesse fare la regione torneremo al progetto originario. Questi soci che sono presenti con me nella iniziativa immobiliare abruzzese hanno messo di propria tasca 11 milioni di euro e hanno contratto un mutuo, come si fa sempre per la realizzazione di questo intervento, che ad oggi è stato erogato per 13 milioni 800 mila euro. Se questa è una situazione di default in una società, ditemelo voi. Ed ora ci fermiamo per il consueto appuntamento con le previsioni del tempo e quindi con Giovanni De Palma di Abruzzo Meteo. Giovanni, buongiorno. Buongiorno Elisa, buongiorno a te e a tutti i telespettatori. Allora, quali sono gli aggiornamenti, Giovanni? Diciamo che la nostra penisola, Elisa, continua ad essere interessata da una vasta circolazione depressionaria attualmente posizionata sul canale di Sicilia che sulla nostra regione influenza il tempo, anche sulla nostra regione, a causa del richiamo di masse d'aria fredda proveniente dai quadranti orientali che danno luogo a degli annuvolamenti e a delle precipitazioni. Nelle prossime ore, tuttavia, assisteremo a una temporanea attenuazione della nuvolosità e dei fenomeni, soprattutto lungo la fascia costiera, in particolar modo nel Pescarese e nel Chietino. Successivamente poi però ci saranno nuovi addensamenti, soprattutto nel corso della mattinata di sabato tornerà ad annuvolarsi nel Chietino, nel Pescarese, sull'Alto Sangro e sulla Marsica, dove non si escludono delle precipitazioni, mentre nelle prossime ore comunque annuvolamenti continueranno ad interessare un po' tutto il territorio regionale con occasionali deboli precipitazioni, più probabili nel Teramano e sulle zone montuose, dove assumeranno carattere nevoso al di sopra dei 900-1100 metri. Non cambierà di molto invece la situazione nella giornata di domenica, quando invece avremo anche un rinforzo dei venti dai quadranti nord-orientali che favoriranno ancora una volta degli annuvolamenti in particolar modo sulla fascia collinare e sulle zone montuose, quindi non si escludono annuvolamenti e piovaschi, quindi una situazione questa che non prelude al bel tempo sulla nostra regione, perché l'alta pressione è e resterà posizionata confinata sull'Europa centro-settentrionale, di conseguenza questa situazione esporrà la nostra regione all'arrivo di masse d'aria fredda provenienti dai quadranti orientali, quindi non ci saranno miglioramenti sostanziali neanche nei primi giorni della prossima settimana, Elisa. Bene, grazie Giovanni, buon lavoro e buona giornata allora. Grazie Lisa, una buona giornata anche a te e a tutti i telespettatori di TV6. Io ricordo come sempre che oltre al sito internet abruzzometeo.it e abruzzometeo.org potete interagire direttamente con Giovanni De Palma attraverso il profilo Facebook di Abruzzo Meteo e attraverso il profilo Facebook personale di Giovanni De Palma. Potete così postare commenti, porre domande, quindi essere sostanzialmente sempre aggiornati, soprattutto in tempo reale, sulle condizioni meteorologiche. Ed ora vediamo le prime pagine del quotidiano Il Centro, vediamo le prime quattro pagine, vediamo l'edizione dedicata a Pescara. Prima pagina di oggi che apre con la notizia, vedevamo anche nel trafiletto nazionale, in cella 81 anni per furto di DVD, Pescara dimentica di chiedere la sospensione e sconterà la pena in carcere. In centropagina il Ponte Nuovo prende forma, spunta la prima campata, a Pescara l'opera vedrà la luce entro la fine dell'anno. Nelle cronache, Sciarra, la City in regola, basta fango. In Montesilvano, senza ascensore, invalido chiuso in casa da 3 anni. In Pescara, Tari meno cara, quest'anno costa 15 euro in meno. Ed ora passiamo alla prima pagina dedicata
a Chieti, Lanciano e Vasto, vediamo in apertura, prima pagina del centro, che apre con, vediamo la prima pagina, se riusciamo a visualizzarla, eccoci, nei guai, anche qui fatto di cronaca un po' leggero, diciamo, nei guai per 100.000 pulcini morti, fosse accesi, allevatore accusato di maltrattamenti condannato a 2 mesi. In centropagina la protesta all'Università d'Annunzio, la rivolta dei 100 ricercatori in maglietta rossa. Nelle cronache, i ladri assaltano gioielleria in centro storico, in Lanciano, in Chieti, non era stalker ma vittima, donna nei guai. In Chieti, addio bottega d'arte, arriva il bar letterario. Ed ora vediamo la prima pagina dedicata alla provincia di Teramo, vediamo in apertura, prima pagina del centro, che apre con Teramano ucciso in Venezuela, l'apertura, eccoci, Maurizio Celli, ingegnere di 54 anni, assassinato per rubargli l'auto. In centropagina, iniziativa di Amnesty e del Comune, Teramo chiede la verità sulla tragica fine di Regeni. Nelle cronache, il super tifoso biancorosso dona gli organi in Teramo. Sempre in Teramo cade l'accusa di violenza sulla moglie, marito quindi assolto. L'affare del gas in Giulianova, Eracom offre 5,3 milioni per la Giulia Servizi. Ed ora vediamo l'ultima prima pagina dedicata alla provincia di L'Aquila, Avezzano e Sulmona. Vediamo in apertura la prima pagina, appunto la quarta prima pagina delle quattro province del centro. In apertura questa mattina un po' la tecnologia non ci assiste, vediamo se riusciamo ad avere in breve l'apertura, eccoci, la prima pagina del centro, appunto il quotidiano dell'Abruzzo dedicata alla provincia di L'Aquila, che apre con Pietrucci, D'Alfonso ci rispetti, scontro nel quindi Partito Democratico, il consigliere regionale, il nostro territorio penalizzato. In centropagina, sciacalli arrestati mentre rubano nelle case inagibili all'Aquila, recuperata poi la refurtiva dall'arma dei carabinieri. Nelle cronache, in Sulmona, droga ha chiesto il processo dopo 10 anni. Castel di Sangro, Tordera riapre l'ambulatorio di ostetricia e la protesta, acqua e rifiuti in arrivo, bollette pazze. Ed ora vediamo velocemente la prima pagina del quotidiano della provincia di Teramo, La Città, poi nella seconda parte di Mattino 6 entreremo all'interno dei quotidiani. Prima pagina della Città, relazione pericolosa, sotto inchiesta, sarà la procura ad accertare gli eventuali risvolti penali della relazione tra l'infermiera e il camorrista. In centropagina, corso di Teramo, c'è ristoro per i danni, lo rivela l'assessore in consiglio comunale. Giulia Servizi, comincia la nuova era, Mastro Mauro spunta 850.000 euro in più sulla gara. In breve, Roseto, ecco come il project cambierà la città delle rose. Civitella, centro migranti, il sindaco conferma. Alba Adriatica, il PD nega la tessera a Colonnelli. E domani sera al Teatro Massimo, tutto esaurito a Pescara per il live di Battiato e Alice. Ci fermiamo per una piccola pausa pubblicitaria, tra poco con la seconda parte di Mattino 6. Eccoci rientrati alla seconda parte di Mattino 6, continuiamo con la nostra rassegna stampa, entriamo all'interno dei quotidiani, iniziamo con il Messaggero, abbiamo visto la prima pagina, vediamo le notizie
locali, quindi la querela L'Aquila, ufficiale Tordera, ma sono pronti i ricorsi. Pietrucci punge D'Alfonso il day after dopo l'alterco con il governatore in aula, smetta di fare promesse, spot e inizi a programmare. Corte dei Conti, furbetti dello spreco pubblico, il presidente, non c'erano candidati con la sua esperienza manageriale. La mediazione, petrolio in crisi, Lolli al ministero. Prima pagina dedicata a Pescara, nessun malaffare dietro la City, ma Marco Sciarra, capofila degli imprenditori legati al progetto, sgombra il campo da illazioni sull'operazione immobiliare. Il costruttore ha ripercorso tutto l'iter per la realizzazione del complesso che dovrebbe accogliere la sede della regione. E la fotonotizia, il COISP risponde al duro attacco in aula, il presidente D'Alfonso chiede scusa per il sindacato di polizia, non è tollerabile una denigrazione da una istituzione a un'altra. Smog e business, in breve domeniche ecologiche verso la tregua di Pasqua. Sviluppo, Becci, qualità fa rima con ospitalità, il presidente della Camera di Commercio lancia, di Pescara lancia il marchio per abbinare prodotti e turismo. Confcommercio di Biase a capo dei giovani imprenditori. Vediamo ancora all'interno le nostre tasche, tari più pesante per gli artigiani, tassa sui rifiuti, il maxi sconto ipotizzato dal comune si è ridotto per le famiglie a una manciata di euro. Il settore dell'artigianato sconta i tanti fallimenti per crisi, per evitare la beffa l'ultima parola va al consiglio comunale. Nella foto l'assessore comunale quindi ai tributi ad Elchi Sulpizio, che ascoltiamo nell'intervista realizzata da Paolo Renzetti. Assessore Sulpizio, una buona notizia per i cittadini pescaresi: quest'anno pagare la Tari costerà di meno. Allora, facciamo una dovuta premessa: questa ancora non sono le tariffe definitive, ma queste sono le tariffe che l'amministrazione, l'assessore porta in visione al Consiglio Comunale, e quindi andranno approvate e andranno soltanto nel momento in cui verranno approvate saranno definitive. Noi oggi le abbiamo volute divulgare perché c'era stato un fuggi-fuggi di notizie con dati che non erano neanche reali, quindi abbiamo voluto fare un'operazione dicendo queste sono le tariffe che l'amministrazione propone. Sicuramente queste tariffe che noi proponiamo sono buone per i cittadini e di questi siamo felici, perché portano dei ribassi sia in favore dell'utenza non domestica, i cittadini e le case, sia in quelle non domestiche, le attività, tutte le attività commerciali. Abbiamo dei ribassi su questo, abbiamo spiegato le motivazioni in cui ci sono dei ribassi. Vogliamo spiegare come mai siete riusciti a ridurre il pagamento della Tari? Sì, l'abbiamo anche spiegato in conferenza stampa, perché all'interno del piano finanziario che abbiamo fatto quest'anno abbiamo sia delle diminuzioni relativamente al costo di esercizio per circa 200.000 euro che si vanno a sommare a 1.400.000 che già abbiamo tolto l'anno scorso come riduzione all'interno del piano finanziario. In più anche a questi abbiamo spiegato che abbiamo anche oggi la ripartizione di oltre 1.000.000 di metri quadrati, perché abbiamo iniziato una bonifica della banca dati già dall'anno scorso, che ci ha consentito all'interno di un rassestamento di tutta quello che era la banca dati del servizio di capire che c'erano questi 1.000.000 metri quadrati, e quindi ciò consente l'abbassamento delle tariffe. Avete abbattuto anche l'evasione per quanto riguarda il pagamento della Tari? Sì, su questo soprattutto come metri quadrati scovati, che logicamente ha fatto sì che anche il numero aumentasse, quindi il numero di cittadini che collaborano nel pagamento, e quindi se aumentano i cittadini diminuisce la tariffa logicamente. Abbiamo dei dati negli ultimi anni di 100.000 metri quadrati ulteriori che hanno anch'esso ha fatto sì che un certo contributo per l'abbassamento delle tariffe. Andiamo avanti dal Messaggero, le strade del sesso, l'ordinanza antilucciole venga fatta rispettare, strade invase dalle prostitute dalla stazione alla Pineta, giro di vite del sindaco, i consiglieri Pignoli e Teodoro si rivolgono al questore, prefetto e comandante della municipale. Il processo, esami facili di Marzio, c'era qualcosa di strano, promozioni in cambio di soldi, Panzone sotto accusa. Area di risulta liberata da furgoni e accampamenti, ieri mattina primo blitz antidegrado della Polizia Municipale e del Vecchio è solo l'inizio, Antonelli servono più controlli. Montesilvano in carcere a 81 anni per un furto di DVD. Sentinelle a Montesilvano rubano il posto ai disabili, 18 multe.
una vita di corsa. Lisa Giramondo controlla IEPC per far conoscere i vini abruzzesi, giornalista e mamma, si è specializzata in content marketing. In breve Francavilla, al Mumi si parla di PD e primarie ed ancora arte aquilana e rinascimento, Maccherini al Media Museum. E sempre sull'editoria, libro su Gabriele Cruillas, figlio illegittimo del Vate. Prima pagina dedicata all'Aquila, vediamo in apertura la visita della Camusso, qui persi troppi anni, segretario della CGIL, la quinta visita nel capoluogo, città ferita da scelte che non avremmo voluto, il sindacato parte civile nel processo sullo sfruttamento della manodopera, i soldi dei lavoratori ai casalesi. Blitz negli appartamenti dell'Ater, sorpresi e arrestati, due ladri, diffamazione, accuse all'ISI, in un servizio scatta il processo, accoppito, lottizzazione abusiva, condanne, hanno retto anche in appello le accuse per i sei tra proprietari dell'area e costruttori. E scuola, navette gratis per la festa dei 100 giorni. Andiamo ancora avanti, sul Mona, voto di scambio a giudizio di Nino, l'accusa più pesante per il patron della ditta è di aver estorto le preferenze ai dipendenti per fare eleggere la figlia Antonella. A carico dei fratelli Piero e Stefano, ipotesi anche di truffa, falso e violazioni della normativa sulla sicurezza dei lavoratori. Rifiuti pericolosi, sotterrati, sequestrata discarica, Prezza, Civitella Roveto, la drammatica storia di un deportato. Avezzano, Floris convinto di aver agito per il bene della città, alla ex giunta la procura della Corte dei Conti contesta un danno erariale di 5 milioni. La protesta, l'Alto Sangro, da tempo senza segnale RAI. Il restauro, il Cristo di Magliano torna sulla croce, una domenica cade durante la messa suscitando lo sconforto dei fedeli. Sul Mona PD, Rapino smentisce Di Masci. Prima pagina dedicata a Chieti, abbiamo lavorato, quei soldi ci spettano, università ieri prima udienza sul caso IMA. Il Blitz, giovane finisce nei guai per la droga dello sballo, i carabinieri scoprono anche due ladre in azione all'Ipercop. Sanità, nuovo ospedale di primio pronto soccorso alla città alta. La tradizione, processione venerdì santo, petizione per non accorciarla. E la protesta, D'Annunzio, sciopero alla rovescia, i 100 ricercatori, i nostri diritti da tutelare. Economia, imprese artigiane, rosa da record, Chieti terzo posto in Italia per cariche alle donne. A Lanciano, svaligiata gioielleria in pieno centro, alla area rubati 15.000 euro in orologi e monili d'oro. I ladri hanno liquefatto la vetrina con la fiamma ossidrica, il decimo colpo nell'ultimo mese. Nella stessa zona la banda ha spostato le telecamere per non essere ripresa. Ortona, incrocio della morte, via la messa in sicurezza, Lanciano blitz nelle scuole, trovata marijuana, a Vasto, piano per la città storica, ultimatum di Sigismondi, il sindaco porti il documento in consiglio comunale, altrimenti ci rivolgeremo al prefetto. Prima pagina dedicata a Teramo, vediamo BCC Teramo verso Roma, l'avance tardiva dei locali, si cerca di costruire un cartello con 5 realtà territoriali sganciate e più autonomie. L'operazione di inglobamento con la capitale è in dirittura di arrivo con il protocollo d'intesa e l'onorevole Sottanelli, presidente Banca del Vomano, sollecita l'intervento della Federazione Istituti di Credito. Il caso Tercas, Patuelli, leader ABI, contento del ricorso italiano contro le decisioni europee. Il caso scuola d'infanzia, aperta il sabato solo per chi lavora, scoppia la polemica. Viabilità, via Capuani, multa per l'assessore di Giovan Giacomo.
Politica di Stefano, Teatro Comunale, chiedo commissione di controllo. Il processo, marito assolto, non violentò la moglie. Il quarantenne romeno era in carcere con l'accusa di aver abusato della donna per due volte. I fatti non sussistono. Ci spostiamo sulla costa Giulianova, Mastro Mauro, nessuno tocchi l'ospedale, replica il consigliere regionale di 5 Stelle Mercante, che aveva annunciato la chiusura di ortopedia e chirurgia. Non sarà retrocesso a presidio di pronto intervento il pronto soccorso, come ribadito subito da Paolucci. Alba Adriatica, Viviani, su Viale della Vittoria, commercianti consultati. A Giulianova in breve, processionaria debellata, lavori al campo Castrum. Martin Sicuro, ex Fornace Fiore, guerra sul risanamento ambientale. Gli ambientalisti denunciano presenza di rifiuti e amianto, per l'amministrazione deve intervenire l'ultimo proprietario. E a Giulianova la Julia Servizi passa a Era di Imola, l'azienda ha versato oltre 5 milioni e garantirà i posti di lavoro. A Roseto, Arena Quattro Palme, il comune può comprare. Ed ora passiamo al quotidiano della provincia di Teramo, La Città, entriamo all'interno, vediamo le notizie nella pagina dedicata alla regione. La Corte fa i conti in tasca ai comuni, sindaci spendaccioni, dipendenti infedeli, truffe con i soldi dei cittadini, inaugurato l'anno giudiziario contabile. Record negativo, sono 52 le citazioni depositate nel 2015 dalla Procura, il dato più alto dalla sua istituzione nel 94. Garante dei detenuti, Pannella torna in radio per lanciare un appello pro Rita Bernardini. Ricostruzione, i sindaci del cratere sismico sono eroi e vittime di Renzi e del PD. Il capogruppo di Forza Italia all'Aquila, Guido Liris, va all'attacco dopo l'allarme sul possibile blocco dei lavori. Vediamo ancora Teramo, la relazione pericolosa è sotto inchiesta, dal carcere di Teramo partita più di una segnalazione sul rapporto tra la dipendente ASL e il killer napoletano. Il 33enne camorrista è stato trasferito al carcere di Asti, l'infermiera invece da poco lavora all'ospedale di Teramo. La storia segreta, la relazione non è vietata ma non sarebbe incompatibile con il controllo all'interno del carcere, questa è la domanda. Il convegno, l'impresa interroga la giustizia all'Auditorium San Carlo, all'iniziativa di Confindustria, il confronto con magistratura e ordini professionali. Si terrà questa mattina a Teramo appunto il convegno alle ore 10 all'Auditorium San Carlo. Renzi sfida l'Europa con il caso Tercas, l'Italia ricorre alla procedura del fondo interbancario obbligatorio, anche se la banca è passata già a quello volontario. Politica, Manola scatta le foto all'auto dell'assessore e scatta la contravvenzione. Scuola, Fornaci con a scuola il sabato, ma solo se i genitori lavorano. Ed ancora sanità al collasso, mancano 600 infermieri, l'allarme del Nursind sulla carenza di personale all'ASL di Teramo, impossibile coprire i turni di lavoro. Partito Democratico, Stefania Covello, oggi a Teramo per parlare di fondi per il Sud. Ed ancora, a Teramo manca Brucchi e non c'è gusto, 5.000 euro di question time per un consiglio comunale senza l'interrogato. Quartiere Cona, lavori bloccati dal comune, ditta chiede 230.000 euro di danni. C'è un ristoro per i lavori del corso, previsti indennizzi per l'edicola di Largo San Matteo, si prevede una raffica di richieste analoghe. L'assessore, incalzato dal grillino Berardini, rivela in consiglio il ristoro previsto nel progetto stesso. E l'ennesimo annuncio, isola pedonale in via Capuani, forse a maggio. Vediamo la pagina dedicata alla provincia. I sindaci teramani dicono no alle trivelle, il sindaco di Pineto, Robert Verrocchio, convoca i primi cittadini all'incontro di domani mattina alla Torre del Cerrano. L'appello, da sindaco di una città costiera in cui ha sede anche l'unico parco marino regionale, credo che l'estrazione degli idrocarburi dalle nostre coste sia da evitare assolutamente.
Bellante, assolto il romeno accusato di violenza sessuale dalla moglie, per il Tribunale di Teramo il fatto non sussiste, revocato anche il divieto di avvicinamento alla donna. Elezioni, Di Marco scrive il programma assieme ai giovani di Castellalto, prende il via lunedì il percorso di condivisione voluto dal sindaco uscente per realizzare il progetto di governo. Il caso, vediamo, contratti scaduti a Nereto, resta senza agenti di polizia municipale. Civitella, centro per migranti, il sindaco conferma si tratta della richiesta di un privato pronta ad incontrare i cittadini. Le autorizzazioni, gli amministratori non hanno potere di influenzare gli uffici per far accelerare l'iter. Alba Adriatica, i garanti del PD negano la tessera a Colonnelli. Ed ancora Alba Adriatica, Viale Vittoria, la petizione raggiunge quota 250, intanto i comitati civici stigmatizzano il lavoro della stampa e la politica del Partito Democratico. Giulianova, Giulia Servizi, comincia la nuova era, il Colosso si aggiudica la partecipata con un rialzo di 850.000 euro, garantito il mantenimento degli sportelli e la salvaguardia dei posti di lavoro. Gianluca Antelli, inutile tenere la giunta sui rifiuti all'ente Porto, ed ancora in breve vediamo disinfestazione antiprocessionaria nei pressi del liceo Maria Curie. Sanità, Paolucci smentisce gli allarmismi di Mercante, Mastro Mauro chiama l'assessore regionale, nessuna chiusura dei reparti chiave. Ancora Giulianova, l'Unione dei Giovani fa la forza del centro storico, finalmente a Giulianova Paese si può andare a cena, stare assieme e seguire un evento culturale spostandosi a piedi. Vediamo ancora a Roseto, ecco come il project cambierà la città, la società Dimensione Solare descrive la proposta di gestione presentata all'amministrazione comunale, la società si occuperà della gestione dei parcheggi e in cambio il comune tornerà in possesso di strutture riqualificate. Pineto, il comune affida la Pineta ai balneatori, approvato in consiglio il nuovo piano demaniale, concessa la possibilità di realizzare pontili e trabocchi sul mare. A Roseto la giunta approva il progetto per l'ampliamento del cimitero comunale, nuove concessioni, tutto sospeso in attesa delle decisioni dell'Europa sulla direttiva Bolkestein. Sempre a Roseto, 2000 testimoni di Geova a Roseto, incontro dei fedeli teramani con quelli dell'Aquila. La cultura apre con un thriller cupo e atmosferico, è così che si uccide il libro presentato di Mirko Zilai, Volevo toccare il male. E il concerto, il soprano Valentina Coladonato debutta con l'Orchestra Sinfonica Abruzzese. Ed ora nel taglio basso vediamo infine sulla città il tutto esaurito per l'unica data abruzzese di Battiato e Alice, già da un mese è sold out per il concerto che i due artisti terranno domani al Teatro Massimo. Ed ora torniamo al centro per vedere in breve le notizie nell'edizione dedicata a Pescara. All'interno vediamo se riusciamo ad aprire il quotidiano dell'Abruzzo, eccoci quasi pronti, vediamo se riusciamo a visualizzare la pagina, eccoci, vediamo l'edizione come detto dedicata a Pescara, così entriamo all'interno per vedere quali sono le notizie principali. Eccoci, un attimino di pazienza, vediamo il centro, quindi come detto entriamo all'interno, la pagina dedicata all'Abruzzo, passiamo direttamente a Pescara che apre con la City, la notizia della giornata appunto odierna, più che altro di ieri, per la conferenza stampa, quindi Sciarra, basta fango alla City, nessun reato, il capo della cordata di imprenditori in trattativa con la regione per la nuova sede difende l'operazione, non è un regalo ai costruttori ma un'opera utile.
Sebastiani, c'è qualcuno che non sa leggere i bilanci dopo l'atto di accusa di D'Alfonso contro la mobile? Anche gli imprenditori contestano l'operato della polizia. La turbativa d'asta, un reato impossibile. Delfino, il mistero degli interessi, l'ex deputato si appella ai magistrati, indaghino sul perché, il Movimento 5 Stelle ha fatto la denuncia. Il socio ancora, Girolimetti, costi competitivi, ma c'è chi rema contro di noi. E queste sono le due pagine all'interno appunto del centro dedicate alla City. E andiamo ancora avanti, il Ponte Nuovo prende forma, posizionata la prima campata sulla sponda del fiume, i lavori termineranno come previsto a fine anno. In breve, via di sotto sul Pizio, al lavoro per dare l'agibilità al palazzo della GMG, lettera al prefetto, Pignoli, prostitute nelle zone del centro anche il pomeriggio. La tassa sui rifiuti, presentate le nuove tariffe, 15 euro in meno per i rifiuti, abbiamo visto anche il contributo video. Ancora, va in carcere a 81 anni per aver rubato un DVD, pensionato di Montesilvano, deve scontare 2 anni per un furto del 2008, la sua condanna, non aver chiesto la sospensione tramite un avvocato. E la sentenza, telefonate private dalla ASL, dirigente scagionato, ancora Pescara, me non piacque la presenza di Panzone, il professor Riccardi depone come testimone nel processo sugli esami truccati alla D'Annunzio. Moto d'acqua pescaresi per la polizia, Faieta Company rifornisce di 80 mezzi per conto della Yamaha le squadre nautiche di tutta Italia. Erbe e ulivi nell'orto di 195 studenti dell'alberghiero, aperto il giardino che il comune ha offerto incomodato per 5 anni a Lipsar, sarà curato dagli allievi disabili. L'avvertenza attiva, protesta in municipio, gli ex interinali occupano la sala consiliare. Uova dell'AIL per aiutare la ricerca, i volontari tornano da oggi a domenica nelle piazze di Pescara e provincia. Il festival itinerante, vediamo, da Dan, arte e poesia per celebrare D'Annunzio il 12 marzo. Vediamo la prima pagina dedicata a Montesilvano, velocemente, non riesco a uscire di casa da 3 anni per l'ascensore rotto. Il dramma di un uomo di 70 anni, invalido al 100%, vivo come un recluso, basterebbe poco per stare meglio. Ed ora vediamo la pagina dedicata allo sport dal Messaggero, Abruzzo Sport, eccoci. In apertura, io rivincite, a Pescara non ho nemici, l'ex trainer Baroni, ora a Novara, placa i toni, temo il formidabile attacco che ha Oddo. E la Virtus ci crede, 300 tifosi al seguito diretti a Salerno, dovranno sfidare i 15.000 della Rechi nel duello salvezza. Vediamo l'assetto, Memusciai, la Padula e Caprari a disposizione per il Pescara. Invece nella Lega Pro vediamo Campitelli di Giuseppe, il nodo dei tablet, Dirty Soccer, ma l'incidente probatorio di oggi rischia di saltare, chiusa l'inchiesta Savona Teramo, il PM deve decidere le richieste. L'Aquila ha peso il dubbio per Sant'Arcangelo, società incontri per programmare il fine stagione. È tutto per oggi, l'appuntamento con Mattino 6 termina qui, grazie per l'attenzione e buona giornata.